In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorar sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprir certe zone, a giocar generosi. Così dicevo a una canzone di Ligabue. I mediani nel calcio sono come i gregari nel ciclismo. Chi li ricorda? I gregari non salgono sul podio e non stanno nelle vetrine della storia, eppure la sorreggono e la portano avanti. E chi si accorge di loro? Certamente Dio. In questo Vangelo Gesù ci indica la via per raggiungere la santità, le beatitudini. Mentre il mondo di oggi ci insegna che non bisogna mai mostrarsi deboli, che per essere qualcuno bisogna prevalere sugli altri, che dobbiamo mostrare sempre qualcosa di diverso di quello che siamo, ecco, Gesù compie la rivoluzione. I poveri in spirito, chi piange, i miti, chi ha sete, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace. Questi sono i veri beati, coloro che vivranno il cielo già su questa terra. Gesù ci chiede radicalità, la volontà di andare controcorrente, con la consapevolezza che è la via che ha pensato per noi. E i santi in questo sono davvero dei testimoni straordinari, hanno seguito Gesù con radicalità, vivendo e incarnando le beatitudini. E con la loro semplicità e con la loro vita si dimostrano che anche per ciascuno di noi è possibile camminare nella via della santità. È difficile, richiede una scelta profonda, tanta determinazione, ma con Dio tutto è possibile.